Quanto sono importanti le misure per una donna? Abbastanza. E per un uomo? Anche di più. Dal suo punto di vista l'uomo pensa che le misure siano molto importanti. Secondo te un uomo conosce le sue misure? No, le bara. Allora, noi facciamo una cosa per te. Ti diamo questo. Ok, perfetto, fallo tu. E con questo tu potrai conoscere in qualsiasi momento le misure giuste. Cosa ne dici? Mio marito! Quanto sono importanti le misure nella vita? Ecco, domanda difficile. Cosa... Ci sono delle opzioni o devo... Ma così a botto. A botto importanti. La verità è questa, che nella vita è molto importante avere delle misure. Poi, visto lo stato attuale del tipo di vita, dobbiamo veramente guardare a questo, le misure. Non so, cioè non bisogna avere delle misure esagerate, perché poi è troppo. Come misuri tu le persone quando le incontri per la prima volta? Non è facile. Come misuro le persone? Dallo sguardo, da come ti guardano la prima volta. Come si misura tutti i giorni la soddisfazione e la felicità di una donna, madre e professionista? La soddisfazione più grande sono i figli, la famiglia. Se lo dovessimo dire in centimetri, quanti centimetri in un metro dedichiamo alla famiglia e quanti al lavoro? 70 i figli, 30 il lavoro. Chi lo vuole corto, chi lo vuole lungo? Ce n'è uno uguale. Come fai a misurarli precisamente? Com'è un caffè corto e com'è un caffè lungo? Beh, la macchina è misurata, è calibrata. Quanto sono importanti per voi le misure nella vita? Guarda, questa domanda mi astengo. Ma di misure preferisco le taglie. Noi comunque viviamo di misure, cioè tutto ha un costo, piuttosto che anche a livello di immagine avere un buon look, un buon aspetto facilita un po' le cose. La vita è una questione di misura? Dipende di che tipo di persona sei. Se sei una persona superficiale è tutto misura. Se sei una persona come me un attimino più profonda, la misura è anche un concetto diverso.